La Proloco di Cardinale ha organizzato il Memorial Day Giovanni e Vittorio Rossomanno. Cardinale si sveglia al suono delle zampogne e pipite. Nonostante la giornata dal clima invernale, numerosi hanno invaso la città di Cardinale per la prima edizione del raduno dei zampognari Memorial Day di Giovanni e Vittorio Rossomanno. Due persone molto amate da tutti, un evento voluto fortemente dall'associazione turistica Proloco a guida del giovane Domenico Gori. E non sono mancate anche le sorprese, con la partecipazione delle auto storiche arrivate a sorpresa. La giornata si è conclusa con la degustazione di prodotti locali, accompagnati da un buon bicchiere di vino locale. E allora siamo qui a Cardinale e ci troviamo con il presidente di tutta questa bella realtà, possiamo dirlo. Allora, presidente, come vi sentite? Quali sono le emozioni? Com'è ricordare il grande Vittorio Rossomanno e suo figlio Gianni? Vabbè, è una grande emozione, non possiamo dire altro. Tutto il paese è con noi, hanno festeggiato con noi e ricordato con noi due personaggi, due storie del paese, due tradizioni, possiamo ben dirlo. Hanno portato una grande tradizione a Cardinale e adesso cerchiamo di farla rivivere attraverso questo ricordo. Assolutamente, e quindi proprio per questo, fuori piove, piove tantissimo, però tutti, ma veramente tutti, siamo qui a festeggiare lo stesso, come avrebbe fatto Gianni, come avrebbe fatto Vittorio. Quindi suoneremo, canteremo, balleremo sempre e lo faremo anche il prossimo anno e tutti gli altri anni, vero Presidente? Sì, sarà una ricorrenza, tutti gli anni li ricorderemo perché non si possono dimenticare che li porteremo sempre nel cuore e questo ci farà, lo farà, li farà riportare anche nel cuore di tutti gli altri. Perfetto, allora volendo possiamo anche intervistare qualcun altro perché la giornata è piena e ricca di gente, amici di Vittorio, amici di Gianni, compari, insomma, parenti, sorelle, fratelli, ci sono tutti veramente. Per esempio, c'è il figlio di Vittorio, nonché fratello di Gianni, il piccoletto, vero? Allora, Giusto. Giuseppe, è una giornata importante, è una giornata bella per tutti noi, ce la stiamo vivendo appieno, ma soprattutto lo sveliamo, sei stato il cuore pulsante di questa festa, perché l'hai organizzata insieme alla Proloco di Cardinale. Perché glielo fate? Ah, ecco, ok, no, ho detto non gliela togliete la berretta, che se no. Allora, dicevo, Giuseppe è stato il cuore pulsante dell'organizzazione di questo raduno di zampogne e ha organizzato insieme alla Proloco un evento davvero bellissimo. Allora, Giuseppe, sensazioni, emozioni da fratello, da figlio, ma anche da abitante di questa realtà di Cardinale. Allora, come prima cosa voglio dire che finalmente da quello che vedo, da quello che ho notato oggi, siamo riusciti a fare la volontà di mio fratello, che negli anni a venire, quando ancora era in vita, voleva fare questo evento a Cardinale e purtroppo non è riuscito. E oggi ci siamo riusciti, grazie al lavoro di Domenico Gori, che è presidente della Proloco, mio presidente, e al lavoro di tutti i consiglieri che hanno dato tutti se stessi per la realizzazione di questo evento. Cosa ne penso? Essere qui oggi, e un po' anche a livello emotivo, non è facile, però devo dire che oggi sono sempre con noi, sono sempre presenti e sono nei nostri pensieri. Si sentono, si sente la loro presenza. La cosa che voglio dire più di tutto è ringraziare tutti voi, quelli che sono venuti qua, e spero negli anni a venire di fare ancora grandi cose e di migliorare sia il paese e di ricordarle ancora sempre di più, perché loro non sono morti ma sono sempre tra di noi. Giustissimo Giuseppe, giustissimo, soprattutto nelle tue parole si sente l'amore per la famiglia, l'amore per la tradizione, le tradizioni di famiglia e quindi soprattutto quella voglia di voler crescere nel proprio territorio, no? Di Esatto. costruire in un momento storico dove i giovani partono. Giuseppe,
vuole restare qui e vuole fare cose belle per la sua famiglia e per il suo territorio. Quindi grazie Giuseppe. Ma la so fare la presentatrice, signore e signori? No, perché in realtà io sono la testimone di nozze di Gianni Rossomanno, quindi lo voglio dire. Oggi ho pianto abbastanza per la gioia. Mi volevano far cantare, però oggi per me è stata una giornata speciale, perché ricordare mio fratello, ricordare Vittorio che è stato un papà per tutti, è una cosa importante, è una cosa importante e glielo dobbiamo, Giuseppe. Ma ci facciamo una bella suonata. Assolutamente. E quindi poi dobbiamo anche chiacchierare un po' con questi amici intimi di Gianni e di Vittorio. E qui al mio fianco, cioè, come ti chiamava Gianni? Compare Panti. Compare Panti. Ecco, ovviamente. E quindi, allora, la giornata è bellissima. Noi ci siamo tutti per loro. E come ti senti? Mi sento emozionato, nel senso che è una giornata bellissima, però solo a pensare che fra noi manca Giovanni e Vittorio è una cosa indescrivibile, perché erano persone... Scusami, ma chi te l'ha detto che mancano? Stanno qui con noi? Cioè, mancano fisicamente, però lo so che con l'animo sono con noi, però a non vederli, a non toccarli, a non suonare, fa più che male. Fa malissimo e confermo, però sono anche convinta che loro stiano suonando, cantando, ballando con noi, assolutamente, lo faranno sempre. E per il resto, come pensi che questa realtà possa continuare negli anni? C'è una bella organizzazione, tanti amici e quindi vedo la presenza attiva, ecco. Quindi cosa ne pensi di questo? Cioè, penso che tutte le persone che hanno voluto bene a Gianni e a Giovanni oggi hanno fatto a meno, cioè nel senso hanno lasciato lavoro, famiglie per venire qui con noi a stare insieme, a trascorrere una bella giornata all'insegna del loro amore che loro portavano per noi e per gli strumenti della Zampogna. Esattamente, non bisogna aggiungere altro.